Ciao a tutti ragazzi, sono Len e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con Simone, tutti. Matteo, ciao a tutti. E poi c'è Daniele, che ha un po' di casino in casa, per cui non lo sentirete per oggi. Allora, non so ancora se questo video lo vedrete al posto della serie americana, non so niente. Sta di fatto che siamo qui con i Valtra e abbiamo anche le macchine, queste qui che vanno veloci, e abbiamo anche i camion, questi qui che vanno veloci e lunghi soprattutto, non pensate male, e dobbiamo fare una sfida. Ora non vi faccio vedere il circuito perché più o meno lo faremo tutto. L'unica strada che non sono riuscito a trovare, perché praticamente erano parallele, sono quelle lì dove c'è compagnia di dove c'è la Filande, insomma. Quella strada lì che taglia dal magazzino verdure fino quasi a Montacarichi, per così non sono riuscito a trovarla, purtroppo, vabbè, non l'abbiamo fatta. Se no facciamo tutto il giro completo della mappa. Detto questo, noi partiamo alle 13.17. Ah no, alle 13.18, perché sono appena scattate i 17. No, trattori. Sono scattate le 16, ma... 133 all'ora, siamo tutti e tre uguali, abbiamo i voltafieno dietro perché se ci capottiamo facciamo... e ci raddrizziamo. Detto questo, aspettiamo i 18 e un po' di ansia c'è, eh. Ansia, Simo? Gorbo. Gorbo. Me la rustavo. Dai. 18. Su. Su, via. Non metto il tempo a 5 perché... Ma dove vai? Ha detto 18, su, via. Dai. Io vedo che sono le 17. Il cuore batte, quindi c'è i polmoni pure, il dito sul 3 ce l'ho, ok, le dito sul 3 ce l'ho. Vi dico subito che il problema, scusate se non guardo la webcam, via, c'è un maresame in terra, il problema sarà sul ponte, per cui sul ponte ci incastriamo. Sul ponte ci incastriamo. Sul ponte ci incastriamo. Ciao Dorza. A posto. No. Vanni arretro, Vanni. A posto, gliela sono fatta. Non mi spigne. E none. E none. A posto, andiamo. Ve l'ho detto, anche prima è successo un casino sul ponte di prima. Peggio di questo perché c'era anche Pietro. Sì, era un'orgia unica prima. Allora, vediamo, lo facciamo con i trattori. Poi se abbiamo tempo facciamo anche o con le macchine o con i camion. Adesso poi vediamo, magari un altro con i trattori. Con i trattori le noi fino a... vale più complicata, eh. È più complicata, i trattori ha il buon rapporto tra divertimento e difficoltà, perché i camion ti diverti tanto ma c'è poca difficoltà, dato che comunque fanno gli 80 all'ora. Le macchine ti diverti tanto, cioè i camion ti diverti meno però è più facile. Le macchine ti diverti, scusate se qui, cavolo, le macchine ti diverti di più però vanno troppo veloci, cioè quindi, cioè ti diverti di più perché vanno più veloci però sono anche difficili. E quindi, ok, sono l'ultima ruota del carro perché Matteo non è ancora riuscito a concluderne una. Dove vai? Ora adesso riesco. Ma Matteo non è ancora riuscito a concluderne una tra tutte le prove, che erano tre prove che abbiamo fatto. Una con i trattori, una con le macchine, una con i camion. Sì, perché a me parte di mezzi per l'aria. A posto. E se non ci credete diglielo a Sim. No! Addrizzati! No, di là! A posto, ciao Daniele. Uè, ciao. Matteo, prendi la curva giusta e non mi asfaltare. Bravo. Non mi asfaltare. A posto. Una posizione l'abbiamo recuperata. Dai, io. Ci sono un po' di rampe sparse. Sì, ma... Daniele, ti ho tagliato il 3 a guardo. Tu, che vuol dire? No, è doppio perché, ma non facciamolo scendere e risalire. Ma Simo ha doggito. Simo ha già vinto. E porco divino ladro. Come l'hanno detto? E porco divino ladro. E boom contro la mano. Alla porta. Qua c'è un passaggio che è difficilissimo da fare con i camion. Con i trattori no, ma con i camion sì. Ora vi faccio anche vedere perché. Perché vedete, perché praticamente è molto stretto. E con i camion è un casino passare qui in mezzo.
Non so neanche perché ci hai fatto passare da di lì. Perché almeno lo rendiamo più complicato, sennò se è tutto dritto non ti incastri mai. Simo, taglia meno. Ma che mica sono tagliato, eh? E le impronte si vedono, mica, è tagliato in mezzo all'erba. Poi magari sono le impronte di prima di Pietro. Ma guarda quanto sei avanti. No, 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 ho toppato proprio. Vedete, e porta via, no, cosa servono? No, no, Daniele di fianco, no, mamma mia, prude tutta la faccia. Potrei stare a destra e buttarti fuori, Daniele. Mi metti in scia, dai. Figa della moglie. Simo si è girato. Sono i dossi. No, nell'autogrill si è girato. Autogrill. Comunque questi qui sono i Valtra originali, insomma, li trovate sul sito ufficiale. È come se fosse una moda originale. Una roba originale sta cosa. Le rampe io cerco di evitarle perché a volte salti, a volte no, per cui. A volte ti scapporti. Daniele! E a posto. Li tagliamenti. Da cui ho tagliato per non buttarti fuori a te, Poi dici a Pietro che taglia. Oh, io sono sull'interno, sono sull'interno! Io devo fare ancora tutto il rettilineo. E dai, però, giocare così non è divertente, Daniele. Toh, guarda! Vaffanculo! Facci tu che c'è più culo! Abbiamo perso, grazie a te. Sì, ma l'ultimo sono sempre io. Te l'ho detto che Matteo era l'ultimo. A posto, mi sono incrastato, grazie. È già chiuso? Matteo è ancora l'arca di Noè. Sì, sì, chiudo. Ma accendiamo pure le frecce. Torno all'ultimo. E questa oramai è diventata la parte semplice del tracciato. La parte difficile, diciamo, è passata. Quella facile è questa qui. Comunque, non so se avete bene capito il giro che abbiamo fatto. Ah, è anche quel pezzo di ponte tipo tra il riscaldamento e il montacarichi, quella che taglia per così non ci passiamo. Direi. Non ci siamo passati. Sì. No! Sì, dai, che spatole però. Ho preso un marciapiede e mi si è girato tutto. Qui ci abbiamo messo i camion per chiudere. Forse questa riesco a concludere la quarta. Daniele, taglia di meno! E boom! Le prime tre le ho vinte tutte io, cioè quelle di tre di prima, cioè le ho vinte tutte io praticamente finora. Questa la perdo perché. No, scusa, non volevo, aspetta, mi fermo. Non volevo, davvero. Vada. Passa avanti, passa avanti. Sì, ma mi sa che vince Simo questa, la vince Simo. La vince Simo sì, guarda dov'è. C'è lì Simo che c'è, vedo un puntino. Che fa? Cos'è che è appena passato? Il trattore di Pietro? Sì. Ah, ecco. Sì. Tanto finora i 133 non ci arriviamo, per cui. No, forse al pelo. Io ci sono arrivato. Sì, anch'io ci sono. Io ci sono arrivato in 133. Oh. Va bene. Un momento mi sono capottato io però. Qua ragazzi dovete sapere che se su tre prove che abbiamo fatto, tutte e tre sono caduto tipo da questa rampa in questo modo oppure nell'altro. E quindi tutte e tre non sono arrivato in traguardo. Sì, in tre partite non è riuscito a arrivare al traguardo. Cioè non è che è arrivato ultimo, no, proprio non è riuscito a arrivare. Ah, prudo un occhio. Partivo dei mezzi per l'aria. Sì, si capottava. Sì. E all'ultima capottato, adesso poi vi faccio. No, ho abbassato il cosino invece che mettere il DC. No, Daniele si è puntato, mi dispiace, Daniele. Ah, ti ho visto tipo capottato, sai, Daniele. Ma sai che non sono neanche tanto lontano da te. Da me. Sto tipo a 180 gradi a lontano. Ha vinto Sim. E Sim ha già concluso, beh. Ah, mi si è fatto finire una ciglia in un occhio. Una ciglia in un occhio. Sì, non ce l'hai le ciglia tu. Mi vengono nell'occhio.
No. Io dopo devo chiudere pure la porta. Sì, perché sennò ti entrano le ciglia negli occhi, mi sembra giusto. Mamma mia, è partito il trattore. Praticamente qui c'erano Daniele e Pietro attaccati prima in macchina. Cosa hanno fatto? Qui tipo Pietro si è piantato da qualche parte in questo punto qui. Che ci sono tutte queste cose qui. Daniele l'ha sorpassato, è arrivato qui, si è puntato... Perché si è fermato? Si è puntato contro questo palo qui e Daniele e Pietro l'ha risorpassato. Grazie che avete già preparato le macchine, grazie Simo. Vabbè, qui il traguardo sarebbe quello, ma dato che Simo ha già preparato le macchine, lo facciamo così. Questa è la mia macchina. A posto. Ma Daniele... Porca puttana! È caduto in acqua. Mi sono buttato in acqua, che te sei cascato in acqua? Lo taglio a piedi! Lo taglio a piedi! Lo taglio a piedi! Non vale! Vale, vale, vale! Tagliato, l'ho tagliato! Datemi il trattore! Levo una macchina! L'ho tagliato col trattore! L'ho tagliato! A posto! Mi rimuto che c'è un bordello. Sì. Adesso è arrivato terzo alla fine. Vai. Ti notare che io faccio 180. Col camion non è mai partito 2-2-2. Col camion mi sa di sì. Maresame, questa è la mia macchina. Ah, va bene. Ah, allora ragazzi, facciamo così, aspettiamo Matteo, ci sistemiamo e ci rivediamo dopo. Matteo. Ok ragazzi, eccoci tornati. Aspettate che... Ok, la webcam è giusta, più o meno, forse un pelino così, che l'ho toccata prima. Allora, i34 partiamo. Siamo in macchina, vabbè. Siamo sempre con noi. Daniele intanto ha messo la voce che sono andati via gli ospiti. Era... i34. Dai che partono germanici. Partono germanici di Imo! E io ho guardato la webcam proprio nel momento in cui sono scattati 34. E va a culo la terza! Ma dando un mega foto, cos'è? No! Ma va a culo! Cosa c'è? Daniele ha perso! Aspettate, la rifacciamo! E che cazzo, tirato un mega lag e manco ho potuto sterzare! Ho visto! Se posso cascare le palle! Prendo la mia, quella di Pietro è troppo tamarra! Oh! Guardate che... Figa! Oh, piano! Oh, grazie Paolo! Oh. Boom! Dan ha la fortuna di usare il joystick! È per questo che arriva sempre primo. Culattone. E dai, Matteo Premoli. Matteo ti incula sangue. Manco. Sì, spingi il camion, spingi. Dai, 36 si parte, Matteo. Se non ci sei, ciao. E dai. Matteo, rompiti la canna, porca trota. Ma vai in culo. Vai, dai, Matteo, sbrigati. Ah, tocchiamo i camion col sedere in modo che siamo tutti bloccati. Ok. Hai 36, abbiamo detto? Via. Sì, vai. Sì. Che de a scatta. Ta. Ansia. Batti le mani, dai, batti. Che cazzo. Ma sai che sono un mucco troppi? 35. Non battere gli occhi, Dan. Enzio. Chi è che sta partendo? Matteo. Chi è questo qui di fianco a me? Chi è il secondo? Simo. Sono io. No, l'albero. E che per Pasqua. No. Imo. No, dai, aspettate, ripartiamo un'altra volta. Ma va, via. Sì, peccato che quello che deve fare il video si è incastrato. Ma va, allora, va. No, siamo caduti, rifacciamo. Io devo ripristinarmi. Perché tu sei dritto. Io devo fare il video, insomma. Se io sono storto, se io non posso fare il video mentre registriamo, cosa che registro? Fammi capire. Guarda come sono io. Scendi, Matteo.
Nel tentativo una di volta che sono primo, che vi cascasse le palle. E botate tutti i tappotati. No! 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 Hai parlato troppo presto. Ma io l'ho guardato. Perché metti in culo quel saltino qui dove c'è il sovrappasso qui col ponte. Ah dai, 38 si parte, eh. Su, veloci, veloci, veloci. E nonne, mi sono già capottato. E nemmeno il tempo di partire che sono già capottato. Dai Simo, una botta, una sciorda lì. La sciorda. Grazie. E no però Simo, da una parte giù dall'altra. No no. Dai che è 38, dobbiamo partire, su. Vivo botta. Qualcuno che mira drizzi. Dove sei? Nessuno. Adesso dritto a voi. Scusa. Niente niente. Ho preso le truppulitrici. Ok, grazie. Mi sa che dobbiamo partire 39 a sto punto. Scusa. Matteo, dai. Guarda, ma possibile che si caglia pure su? Ma porca puttana. Matteo, ce la fai? Sono incastrato. Ma ce la fai? Ma che te sei cascato le palle. Non chiedermelo a me come cazzo fatto incastrato. Dai. Ma io la macchina di Piero, va. E dai ancora, scusa di nuovo. Dai, dammi una spinta, Simo, visto che sei qua. Ancora? Ma Matteo, sì. Ma sei handicappato, fatelo dire, sei handicappato. Tre volte che ti sei piantato nello stesso posto, tre volte che ci ritorni. Dai, 39, veloci, veloci, che 39 si parte. Sì, Matteo, proprio in mezzo si dovevi mettere. Dai, vai. 40, 40, 40. Mettetevi bene, dai. 38, vai. Io sono dritto. Arredo, Matteo, arredo. Arredo, Matteo. Matteo. Con chi parlo? Con il muro io? Ma dove vai? Vabbè, facciamo un metro avanti noi, dai. Un pelino avanti noi. A posto. Hai 40. Ce l'ho, io devo spostare il cambio. Ma vabbè, così, eh. Via! Ma che via, eh? 39, 40! 40, non funziona. Poi gallina canta. Stai registrando, dai. Anzi, non me ne frega se non sto registrando. Perché so che se lo guardo in quel momento parto. Sono stato zitto adesso, voglio farmi vedere. No, piano, 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 macchinetta. Frena. Chi è questo qui con la macchina di pietra? Simo, piano. Porca madonna. Culo, Simo. Matteo, ma cosa fa? Ci siete tutti dietro. Ma non mettere questa macchina di merda. No, che per aprire la mappa sono uscito dalla strada. No. No! No, mi ride il culo. Aiutami Simo, ti prego, aiuta. Simo è volato fuori pure lui. Daniele, aiutami almeno te. Andiamo Simo, andiamo, grazie, andiamo Simo. Però io mi sono incastrato la farm. Non me ne frega, non me ne frega, te ti incastri sempre. Pop. Grazie Simo, ti devo un favore. Vabbè, ma ecco. Oh, a posto. Via, in scia, in scia. E Daniele è qui, però ci sono anch'io qui. E non è Simo. Ha messo tu, Daniele, oh, arriva pure io. La mesculetta va a fare. Ecco, mesculetta. Mettici le termiche, no? Vai Simo, forza Simo. Perché
cavolo è sta macchina che non si guida? Ma davvero il culo di avere il joystick come te, Dan? Sì, ma dove vai? Perché? E dai, ma perché? Ma cos'è tutta sta sfiga che ogni volta che Simo sbanda mi deve venire contro? E vaffanculo. Dai, però. Tutte le volte che Simo sbanda mi viene contro a me. Sì, ma... Che go dietro? Perché pensa... Simo. E che cazzo? Simo c'ha il culo. Dai che ci stiamo riuniti. Sì. È la figa de Marignè. Bravo. complimenti. Non tagliare. Ma lì è detto, se tagliare. Si vuole si fa. Ma no, va bene, guarda, dai. Perché io vedo tutto vibrare? Io ho frenato quando dovevo lì. Coccio si può che va a finire con sopra. Vaffanculo! Le rampe! Il distributore! Facciamo il pieno! Vaffanculo sta macchina di merda! Ma tu hai ancora i farm! Oddio! Dove no, sei? No, 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 no! Ho guardato la mappa e non ho visto i paletti qui! Vado su di farm io! No! Sono... E c'è di nuovo Simo dietro! Ma porca puttana! Io mi confondo con le strisce! Oh. Dovevo fare la macchina grigia! Ma sono l'unico che non è più capace guidare! Eh? Sono l'unico che non è più capace Madonna. Guidare! No! Lasciando stare me che non sono ne capace! Ma manda tutto, ecco! Anche a me! Ho preso la rampa, mi ho fatto fare un volo! No, questo è il karma, ragazzi. Ho detto qui non voglio frenare, l'ho provata e mi sono piantato. Ma c'è fatto un cestino, eh? Hai preso il cestino. Ecco, buono, finito. E vaffanculo, Ma io faccio cazzate, intanto ho perso. Ma che gli fa, che gli fa? Ma dai, muoviti, Matteo, non fare il permaloso. Cioè non sei capace di guidare? Non so ragazzi se lo fa anche a voi, ma a me fa che quando praticamente ho l'ansia che tipo sono in una gara qualcosa mi prude tipo dappertutto. Io attacco a sudare che porca puttana nemmeno uno scimpanzé puzza così tanto. Ma hai presente quando giocavamo a nascondino? Affanculo, ho fatto un testa coda. Daniele, fuori strada. Presente quando giochi a nascondino che hai tipo 10 anni, anche meno. Che tipo ti nascondi? Vabbè, quando giochi a nascondino. A nascondino. Ma porca puttana, mi scappavano di quelle pisciate che non stavano nei cerchi. Anche a me! Anche a me! Uguale. Prima ragazzi ci abbiamo messo circa 8 secondi e 20 a far la gara. Il trattore. Vediamo ora con le macchine quanto 8 minuti. Abbiamo. No, ma ha laggato proprio in curva. Anche a me ha laggato. Anche a te, Simo? Sì. E allora è salvo questo. Perché abbiamo tipo 300 rampe in questo server. No, perché? Ho vinto, porca mignotta, va. No. Ho vinto. Ma Culo. Mi sono incrastato. Ma non mi si muove più la macchina. No, dai, potevo vincere, ci siamo davanti. Madonna, io faccio a piedi, vinco a piedi, arrivo a piedi, io. Ma perché qui si ferma la macchina? Dai, Simo, piantati da qualche parte. Piantati da qualche parte! Piantati! A posto, secondo classificato. L'acqua sugli dubbiano perché sei mega forte. Simo, pigliate questa, a te. No, sono, sei quarto, che terzo, sono prima sono io.
Ma cazzo spari che manco mai superato, Matteo, non spararmi in chiaro. Allora, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ditemi se vi è piaciuto, ce ne sono tanti altri minigiochi che facciamo noi su farming di no, questo stile. Io non ne faccio più di quelle gare qua, lo premetto. Non gare, ma tipo... Non mi ha fatto girare troppo le scale. Allora, tipo il nascondino, le rampe. Ah, il nascondino sì. Perché tipo, ragazzi, qui abbiamo fatto un'altra cosa che tipo... Noi saltavamo qui, saltavamo su questo capannetto qui e saltavamo sul tetto, tipo dovevamo riuscire. Poi facciamo tanti minigiochi noi su farming quando ci annoiamo. E quindi niente, diteci qualcosa, suggeriteci qualcosa. Da Dan. Primo. Modesame. Scusate l'interruzione ragazzi, ma purtroppo ho sbagliato a schiacciare il tasto, quindi diciamo. Simone. Matteo. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.